registrazione di questo forum. Saluto ovviamente tutti gli amici dell'Arsenale collegati con noi, anche tutti i gruppi che hanno veicolato questo appuntamento dedicato a Ezra Pound. Ovviamente ringrazio anche Web Radioattiva, che sarà una delle radio che rilancerà la registrazione vocale di questo forum, e ovviamente ringrazio i presenti, da Luca Gallesi a Fabrizio Vincenti, a Luca Sambucci, il nostro esperto legato a che ci aiuta anche a far funzionare le cose che spesso non funzionano su Facebook, e Manuela Lamberti, che finalmente vedo una ottima inquadratura collegata da Torino. Allora, Manuela, io direi, sappiamo che abbiamo il tempo è tiranno, un'ora di tempo per presentare questo libro e parlare di Ezra Pound, e ovviamente a te il compito di presentare gli ospiti e di iniziare la discussione, che mi auspico sia quanto mai partecipata. Ovviamente invitiamo tutti coloro che sono collegati in diretta a fare delle domande, potete tranquillamente trasmettersele anche via Facebook, in modo tale che l'autore sia sollecitato a rapportarsi anche con chi ci segue. Manuela, a te la parola per la presentazione dell'autore e di chi sosterrà la discussione in questo forum. Grazie, sì, finalmente sono con un computer che funziona e quindi non sono più su un cellulare. Allora, io voglio ringraziare questa sera per questa serata dedicata a Ezra Pound, il 50° anniversario della sua morte. Luca Gallesi, scrittore di Ezra Pound, conoscitore espertissimo, di cui abbiamo letto molti libri. Io stessa devo dire che ho imparato a leggere Ezra Pound attraverso Luca Gallesi, per cui sono particolarmente onorata di averlo ospite questa sera, perché io organizzai tempo addietro un convegno su Pound e l'usura e imparai quello che dovevo sapere su Pound e l'usura attraverso gli scritti di Luca Gallesi. E ringrazio la presenza di Fabrizio Vincenti, che ha anche lui, scrittore e esperto di Ezra Pound, in un ambito più specifico, che è quello dell'ideologia, di come Ezra Pound aderisce all'ideologia fascista, ma anche esperto di un autore che sicuramente non si può ridurre a certi aspetti della sua esistenza, ma che è un grande poeta e uno, credo, per me, uno dei più grandi poeti del nostro tempo, poco difficile da conoscere, molto conosciuto per i suoi aspetti più naturalmente, come possiamo dire, insomma, biografici, ma la sua poesia è anche altro. Luca, questa guida ai Cantos, come la interpretiamo? Ah, semplicemente come un piccolo omaggio a un grande poeta. Pound non ha mai voluto dare chiavi di interpretazione, non ha mai voluto porre introduzioni, note se non pochissime, essenziali, proprio perché ritiene che l'opera di un poeta, di uno scrittore, di un artista debba essere lasciata all'interpretazione, del pubblico, dello spettatore, del lettore. Con questo mio libretto, che si intitola appunto I Cantos di Ezra Pound, una guida, ho voluto fare un omaggio nel cinquantenario della morte a un protagonista della storia, della cultura, della letteratura del Novecento, offrendo un incentivo a tutti coloro che, me per primo, quando si sono avvicinati a Pound per la prima volta, hanno avuto molte difficoltà e spesso si sono fermati sulla soglia. Allora, come scrivo nell'introduzione, non voglio sostituirmi a Pound, che non ha mai appunto,
inteso dare interpretazioni, critiche, note o spiegazioni, ma voglio semplicemente provare ad accompagnare il lettore oltre i primi gradini di quest'opera immensa, affinché non si lasci scoraggiare dalla difficoltà, dalla mole, dalle lingue, dalle espressioni, dai personaggi, dai protagonisti, da tutto lo svolgimento di questo immenso fiume carsico che emerge, poi torna indietro, poi si immerge nel corso della storia dell'umanità, nella presentazione di personaggi tratti da ogni popolazione, nel racconto della tribù, usando l'espressione di Kipling, che Pound aveva inteso definire la sua opera principale. Quindi è un modesto centinaio di pagine tentativo di dire al lettore incuriosito: non fermarti di fronte alla difficoltà, ma impara a superarla, che è un po' la lezione di vita che Pound ha inteso dare ai suoi lettori. Ecco, Pound è un autore, Fabrizio, Pound è un attore che si presta, io appunto ho incontrato le mie prime difficoltà e le ho superate, vabbè, appunto grazie alla sapiente scrittura di Luca Gallesi, ma attraverso una lettura modello il libro rosso di Jung, nel senso che... Brava! Ecco, ho utilizzato questo strumento d'approccio. Ottimo! Perché è difficile trovare un filo narrativo e invece è più profondo questo filo narrativo. Tu invece, Fabrizio, l'hai visto più come biografo, forse, posso dire così, visto che tu ti occupi di biografie, ecco. Allora, dunque, tanto buonasera a tutti, grazie per l'invito e permettetemi di aggiungere i miei complimenti e ringraziamenti per il professor Gallesi, perché li siamo tutti debitori. Eh no, va detto, perché li siamo tutti debitori, io per primo, perché alla fine anche quel poco che sono riuscito a capire di Pound l'ho in parte capito e mi sono serviti alcuni suoi libri, tra l'altro uno in cui va a cercare le origini fasciste di Pound prima che venga in Italia, quindi quello che possono essere, diciamo, un protofascismo inglese. Non è facile, lo avete già detto, la lettura di Pound. Credo che si debba andare per tentativi e alla ricerca di quei particolari luminosi, come lui li chiamava, per cercare di cogliere alcune cose che in realtà arrivano, perché magari non arrivano quando meno uno se lo aspetta, ma nella lettura e rilettura dei Cantus e delle sue opere qualcosa è come se ogni tanto scattasse, anche se quel complesso di personaggi, di autori, di epoche, di lingue, obiettivamente sembra costituire un muro. Un muro che, devo dire, in qualche maniera viene rafforzato, e non lo faccio per fare una polemica gratuita, da alcune notazioni anche dei Cantus. Io ho un'edizione dei Cantus Pisani in cui ci sono delle note a commento che dovrebbero essere interpretative del testo di Pound, che sono semplicemente ridicole, cioè ci sono dei personaggi storici chiari, e qui entro anche un po' nel discorso che mi hai detto per quanto riguarda la parte biografica, che hanno anche ad esempio a che fare con il periodo della guerra e che chi ha curato le note gli ha attribuiti questi nomi a personaggi che non c'entravano nulla, di epoche diverse, che non hanno nessun riferimento. Insomma, con un'operazione per certi versi sconcertante. Questo va anche a complicare la possibilità di leggere Pound. Sì, hai detto bene, io mi sono concentrato più nei miei studi sulla parte biografica, in particolare sul suo ventennio in Italia, perché mi interesso principalmente come giornalista e per i libri che ho fatto di quel periodo, e quindi sono andato un pochino a cercare di capire quel filo conduttore che ha portato Pound in Italia e che lo ha portato anche a sostenere in qualche modo il regime di Mussolini, a vedere in Mussolini una figura tutto sommato positiva dal suo punto di vista. Credo che questo l'abbia detto in più parti, insomma. Ecco, io devo uno degli, se, trovo, penso che Pound faccia parte un po' di tutti quanti noi che abbiamo vissuto una cultura non allineata, una cultura alternativa. Io l'ho sempre vissuto come una sorta di nutrimento. Sì. Luca, tu che ne hai questa visione così totale, così ampia,
come poeta non solo di questo Novecento che è passato, lui intravede, anzi vede molto bene, illuminato da ciò che sarebbe successo e da ciò che sta succedendo. Io sono affascinata dal tema dell'usura e dalla sua capacità visionaria di vedere e di avvertire di che cosa sarebbe capitato. Cosa ci puoi dire di questo? Benissimo, prima faccio due osservazioni su quello che è stato detto. La prima, il tuo riferimento a Jung è assolutamente azzeccato, perché una delle ultime cose scritte e pubblicate da Pound, che è una breve nota di introduzione alla ultima edizione dei Selected Cantos, dei canti scelti, Pound spiega che cosa ha voluto fare quei cantos citando Jung. Leggo: questa scelta dei cantos scelti sta a indicare elementi di rilievo nei cantos, agli specialisti il compito di spiegarli. Come dice Jung, essendo l'artista soprattutto lo strumento del proprio lavoro, è adesso subordinato e non abbiamo motivo di aspettarci che ce lo interpreti. Egli ha contribuito il meglio di se stesso dandogli forma, l'interpretazione la deve lasciare ad altri e al futuro. Aggiungo che solo in vecchiaia Pound ha scoperto Li Ching, di cui è diventato un appassionato cultore, quotidianamente con al garage leggeva Li Ching. Per quanto diceva Fabrizio, verissimo, giusto, l'edizione a cui fai riferimento è la prima traduzione con una orrenda fascetta pubblicata nella prima edizione italiana, che diceva come si possa fare poesia bella con delle idee sbagliate, cosa che fece molto arrabbiare Pound e molto arrabbiare gli eredi, infatti quella fascetta poi è stata tolta. Il problema non è tanto quello che tu dici, che allora sono state fatte queste note, il problema è che le ripropongono immutate, certo, a distanza di 50, sì, sì, 60, sì. Cioè è questo il problema, allora si possono capire, perché quell'edizione non è tutta da buttare, ci sono preziosi suggerimenti, ma delle topiche che nel corso delle innumerevoli edizioni che Guanda, diciamo, chi è il colpevole, ha mandato in circolazione, tutte queste cose si potevano assolutamente risolvere, completare, migliorare. Venendo all'usura, allora, vorrei dire poche cose. Intanto, purtroppo, è diventato un po' un ritornello, uno dei due o tre cliché strappati a un'opera immensa, ma spesso citati un po' a sproposito. Vogliamo capire il mondo, dice Pound, se ci poniamo di fronte a una realtà che è molto grossolanamente, ovviamente sto facendo questa distinzione, divisa in bene e in male. Il bene è fertilità, abbondanza, generosità, crescita, fedeltà alla parola data, un po' l'insieme delle virtù che, incarnate dai governanti, permettono alla società di prosperare, ai cittadini di stare bene, a ciascun singolo individuo di vivere la propria vita con soddisfazione. Esiste un'altra parte, molto più, diciamo così, dominante, che è la forza oscura della pigrizia, dell'avarizia, così definirà anche, come dicevo prima, nella stessa edizione dei Cantos Scelti, il nemico dirà: mi sono scagliato contro l'usura, ma avrei dovuto essere più preciso e definirla avarizia. Quindi la grettezza, la sopraffazione, la speculazione, il tentativo di fregare gli altri, la pigrizia soprattutto, di non migliorarsi, di non mettersi al lavoro per affrontare la vita con uno spirito costruttivo, è anche uno dei motivi delle difficoltà poste appositamente nei cantos, per far sì, come diceva lui, che il lettore si alzasse, prendesse l'enciclopedia e si informasse, e così accrescesse la sua conoscenza e la sua sapienza. Usura è un po' il termine, da un lato applicato nelle sue opere economiche, effettivamente a un discorso di non tanto interesse calcolato sul prestito, ma di interesse calcolato su un prestito senza che venisse considerato il fine di questo prestito. Perché chiedere un tasso di interesse per un prestito
se questo prestito permette a chi lo riceve di operare in senso positivo, è assolutamente legittimo, perché io ti do dei mezzi con i quali tu costruisci delle case, fai delle opere, migliori l'ambiente, fai quello che vuoi, e i risultati, i frutti di questa operazione, giustamente, in qualche modo vanno riconosciuti anche a me che ti ho permesso di avviare i lavori. Usura è invece l'interesse che viene chiesto a prescindere dalla finalità con cui i mezzi economici vengono impiegati. Quindi se io faccio un esempio assurdo, paradossale, indebitarmi per poter mangiare, è chiaro che se poi io ti chiedo l'interesse perché altrimenti saresti morto di fame, rientro nella categoria di usura intesa in senso negativo, cioè di prestito inteso in senso negativo. Quindi innanzitutto distinguiamo in termini economici quello che viene definito usura, è l'interesse richiesto senza considerare la finalità con la quale viene adoperato il denaro chiesto. Secondo, è meglio parlare di usura come una entità che oscura l'intero agire umano. Lui chiama Gerione, prendendo la prestito della Divina Commedia, la personificazione dell'usura, e associa, come Dante, gli usurai ai sodomiti. Che cosa hanno in comune? Entrambi non producono altri, non generano vita, non creano ricchezza, sono infecondi. E l'abbondanza, la fecondità, la fertilità, la generosità sono le caratteristiche che Pound cerca di descrivere attraverso gesta, vite, azioni, eventi prese da tutta la storia dell'umanità e inserite nei cantos. È stato chiaro, quindi il fascino della lettura dei cantos anche come strumento di crescita intellettuale e di aumento della propria conoscenza. Verissimo. C'è chi addirittura ipotizzato, professore adesso anche presso le facoltà canadese, Demetres Trifonopoulos, di cui ho curato l'edizione italiana per le edizioni mediterranee di Pound e l'esoterismo, il titolo originale era Pound and the Celestial Tradition, che Pound abbia voluto porre di fronte al lettore un percorso iniziatico, ovvero sì, affrontando le difficoltà, le complessità, i riferimenti che sono uno più difficile dell'altro, messi in fine nel corso dei canti, alla fine il lettore effettivamente arriva quasi a uno stato di iniziazione, perché ha superato, grazie alle difficoltà affrontate, uno stato superiore dell'essere, ecco, mettiamola così. Sì, è molto interessante perché effettivamente posso dire che nella lettura di Cantos ho avuto proprio esattamente questa esperienza, esattamente la medesima che ho avuto nella lettura di Jung. Questo anche se Pound, però Fabrizio, Pound dice, è cosciente, nelle nostre conversazioni che abbiamo avuto precedentemente, è cosciente della sua adesione al fascismo. Non guardiamolo nella sua connotazione negativa del fascismo, positiva, guardiamolo, e neanche storica. In che cosa si riconosceva? Perché lo riteneva un percorso politico, ideologico a cui aderire, per il quale ricordiamo che aderisce anche durante la Repubblica Sociale Italiana, quindi nel momento in cui poteva far finta, come avevano fatto finta in tanti, di non conoscere, non aver visto, lui non c'era, e invece non era neanche italiano, quindi gli era anche difficile. Era molto facile, invece ne rimane affascinato. Allora, io partirei con questo, cioè dicendo che non è tanto che Pound che è fascista, è che Pound trova nel fascismo alcune delle conferme di quello che è il suo pensiero. Quindi è come se io avessi un mio impianto ideale
e in un contesto reale, qual era l'Italia degli anni 30, ci ritrovo alcune, non tutte, ma alcune delle cose che sono il mio, rappresentano il mio sistema valoriale. Quindi Pound è fascista, a mio modo di vedere, nella misura in cui il fascismo recepisce quelli che sono i suoi punti cardine, alcuni sono stati citati in precedenza, anche quello chiaramente che ha a che fare con l'economia, con l'usura, quindi con la gestione anche finanziaria delle società. E poi anche quello che diceva prima Gallesi, cioè il fatto anche del sistema valoriale, quindi una serie di che ci riportano anche a quelli che possono essere i buoni dettami confuciani in termini di buon governo. Ecco, lui in questo ha rivisto delle cose che gli si somigliavano e che quindi lo hanno portato ad avvicinarsi progressivamente. Credo sia stato un avvicinamento progressivo che è partito poi dalla fine degli anni 20, quindi con la grande crisi, e quindi con anche la necessità, che non era solo di Pound, ma di tantissimi intellettuali, che ricordiamo Pound li definiva le antenne della razza, i poeti, quindi quelli che prima degli altri dovevano riuscire a capire dove stava andando il mondo, cosa poteva e doveva o non doveva succedere. Da quegli anni lì Pound si è avvicinato progressivamente, il suo primo incontro, anzi l'unico incontro con Mussolini è dei primi anni degli anni 30, però nonostante che Mussolini poi non gli abbia dato particolare considerazione a Pound, c'è stato un solo incontro e mi pare di ricordare un altro che è stato sfiorato nel 43, poco prima del crollo del fascismo il 25 luglio, tra l'altro un incontro che non andò a buon fine per una sorta di disguido, proprio non riuscirono a fargli arrivare la comunicazione perché lui era a Roma invece gliela mandarono a Rapallo, se non ricordo male, per l'incontro. E tra l'altro quell'incontro lì era su una questione economica, se non sbaglio era proprio legato alla vicenda della moneta prescrittibile. Detto questo, quindi Pound ha un percorso di avvicinamento in cui, ed è lì lo hai accennato, il momento forse più incredibile è proprio l'8 settembre, cioè lui si avvicina al fascismo nel momento in maniera ancora più forte di quello che poteva aver fatto con i discorsi radio, con il Meridiano, con gli scritti sul Meridiano, con delle prese di posizione anche con gli amici. È famosa una frase sua in cui gli rinfacciano di l'aberrazione di essere avvicinato, di essersi avvicinato al fascismo, e lui risponde: se questa è aberrazione, lasciatemi aberrare. L'incredibile, almeno agli occhi esterni, è l'avvicinamento di Pound addirittura alla Repubblica Sociale, quindi quando ormai Mussolini è un Mussolini sconfitto, ma è un Mussolini che evidentemente continua a raccogliere e a proporre dei temi che ancora più di prima, e sono quelli, se vogliamo genericamente definirli, del fascismo di sinistra, sono quei temi che evidentemente a Pound lasciano qualcosa e lo convincono a un impegno ancora maggiore. Nei Cantos parla di Isabella d'Este, ricorda Isabella d'Este Pound per il motto che mi pare riprende anche Gallesi, di non avere speranza ma non avere neanche paura. Ecco, io credo che Pound l'ultima speranza l'ha avuta proprio nella Repubblica Sociale, poi da lì in poi è stato un non avere speranza e non avere paura. Abbiamo visto in sovraimpressione passare la copertina del libro di Luca Gallesi, Canto su una guida, edizioni Ares. Ricordiamo che questo libro, direi fondamentale per chi vuole iniziare ad accingersi alla lettura dei Cantos, è distribuito facilmente, comprabile nelle librerie e poi naturalmente su tutti i canali di distribuzione online, su Amazon. Suggerisco di andarlo a comprare in libreria. In libreria perché le librerie sono la nostra anima, perché le librerie come le case editrici piccole, ma non per questo, anzi sono forse le migliori, quelle che producono veramente libri utili e nutrienti, come amo dire, lo riescono a procurare con grande facilità, un paio di giorni ed arriva, quindi la distribuzione è ottima e si può comprare nelle librerie. Colgo l'occasione per presentare, o comunque per invito Luca a presentare il libro che uscirà nei prossimi giorni, così due piccioni con una fava, Amo l'America nonostante, Vite parallele di Ezra Pound. Prego Luca. E Gore Vidal. Questa è l'elaborazione della mia tesi di dottorato
Ed è quindi uno studio un po' più specialistico. C'è il gatto che sta cercando di tirarti giù il vaso dietro. Se non... L'ho notato, cercavo di far finta di niente. No, perché anch'io sono circondata da felini che cercano di... Io tre. Dunque, il tema della tesi di dottorato, mentre appunto La guida ai cantos è un libro che chiunque affronta serenamente, introduce il lettore in questo mondo incredibile, la tesi di dottorato è un po' più adatta a specialisti. Mi sono accorto, studiando appunto da sempre Pound, da qualche anno Gore Vidal, che in Italia non è sufficientemente conosciuto, pubblicato da Fazzi, è un personaggio incredibile. È un personaggio incredibile perché è l'esatto opposto di Pound. Gore Vidal è una persona ricchissima, di successo, appartenente a una famiglia importante, addirittura imparentata coi Kennedy, scrittore brillante, sceneggiatore di film famosissimi, per chi ha una certa età sicuramente i titoli come Ben-Hur, Parigi brucia, evocano qualche cosa, coinvolto anche da Tinto Brass in Caligola, ma poi ritirò la film perché ritenne non adatte certe esagerazioni del regista nostrano. Autore di una serie di romanzi sulla storia americana, è omosessuale dichiarato, ha vissuto anche lui tanti anni in Italia, in una villa bellissima sulla costiera amalfitana, a Ravello, con il suo compagno, frequentando ragazzini, situazioni molto ambigue. Quindi, persona ricca, di successo, omosessuale, polemista, apprezzato, famiglia agganciata con la politica, l'esatto opposto di Pound, eterosessuale, playboy, spiantato, disoccupato, povero, messo in galera. Eppure, entrambi, analizzando le loro opere, cose che ho fatto appunto nel saggio che dicevamo, hanno questa caratteristica di essere patrioti che criticano, amano criticando la loro patria. Le critiche feroci di entrambi si appuntano su alcuni elementi comuni. Innanzitutto la necessità di conoscere la storia americana in particolare, conoscenza che ci permetterebbe di capire che è possibile avere un governo di persone fondamentalmente oneste, come per entrambi ebbe l'America rivoluzionaria, per Pound soprattutto impersonata dal John Adams, dal secondo presidente degli Stati Uniti, e da Gore Vidal, un po' da tutti i padri fondatori. La necessità di affrontare una riforma della scuola che permetta non di essere schiavi delle multinazionali che cancellano la storia dell'umanità, ma di approfondire la conoscenza del passato per capire, criticare e quindi cambiare il presente. E così via. Quindi sono due personaggi all'apparenza lontanissimi che nessuno ha mai pensato di riunire e che io spero di avere fatto in questo saggio. Che cosa ci dice questo saggio? Che dobbiamo studiare la storia e apprezzare le figure degli individui che nella storia sono emersi come governatori saggi. Ripeto, John Adams è l'archetipo del saggio confuciano. Se vogliamo dare una definizione di Pound, credo che l'aggettivo confuciano sia la più aderente alla realtà. Cosa significa confuciano? Significa persona saggia che consiglia chi governa. Confucio fu anche vicino a molti imperatori cinesi, che rispetta le cinque relazioni, quindi sovrano, suddito, padre, figli, fratello, sorella, amici e parenti, le relazioni della società, e che esalta, incoraggia e vive in prima persona le virtù. Virtù che non sono astratti, ideali che romanticamente o sentimentalmente ci troviamo a condividere, ma sono un esercizio di volontà, questa è la parola che emerge sempre in Pound, esercizio di volontà per affrontare la vita migliorando ciascuno di noi. E questo credo appunto di averlo evidenziato nell'apparente paradosso di patrioti che amano la propria patria criticandola. Entrambi, per esempio, denunciano
la svolta terribile avvenuta nel corso dell'Ottocento con dei presidenti degli Stati Uniti che dalla saggezza, dalla cultura di un Jefferson, di un John Adams, di un Van Buren, di altri, di un Lincoln, un gigante per sia per Pound che per Gore Vidal, finiscono in macchiette come quelle che oggi evito di ricordare, ma che hanno anche visto nei due Roosevelt, per esempio, degli spietati guerrafondai e soprattutto nel secondo Roosevelt, un Franklin Delano, un vile affarista che per entrambi ha inscenato il massacro di Pearl Harbor per dare un pretesto all'America di entrare in guerra. Un'analisi di personaggi, scrittori e intellettuali che da posizioni molto diverse dicono le stesse cose e forse offro motivo di riflessione anche sugli avvenimenti contemporanei di questa grande nazione decaduta a esempio di basso impero. Raffaele, che cosa ne diresti di far passare adesso? Avevamo scelto per chiudere questo nostro incontro due minuti dedicati a Pound con Pasolini che lo intervista, Pasolini che legge Pound. E io trovo che in questo momento sarebbe bello ascoltarlo o utilizzarlo un po' come canovaccio, visto che siamo a metà del nostro incontro, per proseguire la nostra conversazione. Direi che possiamo, è un video diciamo di un'intervista a Pasolini, Pound strappa da te la vanità. E credo che sia interessante per alimentare, diciamo, anche la parte finale del confronto e del forum. Quindi, se mi dite, lo volentieri lo propongo. Se i nostri mezzi funzionano, condividiamo lo schermo e lo lanciamo. Vediamo se ce la facciamo. Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio o l'ordine o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Paquin, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, e distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità. Come sono meschini i tuoi rancori nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. Ecco.
abbiamo interrotto la condivisione. Spero che si sia ascoltato bene l'audio. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Adesso sì, è ripartito. In loop. In loop. A loro. L'avevo bloccato. L'avevo bloccato. Adesso dovrebbe. Non so se voi riuscite a. Noi siamo qua. Abbiamo apprezzato moltissimo. Mi sentite? Sì, sì, sentito tutto. Abbiamo apprezzato moltissimo Pasolini che legge Pound davanti a Pound. Ecco, un altro, già questo è per entrambi i nostri esperti, già questo è una cosa importante e sicuramente rara, non possiamo... Se, quando ascoltiamo quelle cose stupide su Pound, su Pasolini, sulla cultura non allineata, comunque la cultura di destra, eccetera, e poi vediamo Pound e Pasolini che conversano. E... Ecco, su questo, scusa se ti interrompo Manuela, volevo coinvolgere Fabrizio, ma vorrei coinvolgere anche tutti coloro che seguono l'Arsenale, perché l'Arsenale... delle idee nasce anche con l'idea dell'arsenale, cioè dall'arsenale di Venezia, perché il leone del Pireo è il simbolo della nostra associazione. Ecco, secondo me una riflessione va fatta proprio sia su questo rapporto, diciamo, che si era costruito con Pasolini e anche del rapporto che Ezra aveva con la città di Venezia. Ecco, magari Fabrizio, se puoi aggiungere qualcosa tu su questo, perché credo che ritornarlo, renderlo più italiano possibile... Ma io non lo vedo altro che italiano. Renderlo più italiano possibile, ma poi uno che scelse Venezia, diciamo, come dopo le sue vicissitudini, dopo la sua prigionia, scelse Venezia come luogo... legato al suo destino, ecco. Quindi se Fabrizio vuole aggiungere qualcosa, questo penso sia utile, ma anche per lanciare un'idea di fare qualche buona iniziativa, magari proprio all'Arsenale a Venezia, dedicata a lui. Allora, se uno crede al destino, credo che Ezra Pound sia la persona giusta, insomma. Il suo nome mi pare voglia dire colui che guida, quindi già ci siamo. Pound è il cognome, è alla fine la moneta inglese. Diciamo che nel suo nome e nel suo cognome c'era già scritto il suo destino, però aggiungiamoci un terzo elemento, che è quello che tu accennavi, cioè Venezia. Il primo libro lui lo scrive a Venezia nel 1908, di poesie, e si chiama Al lume spento, e anche lì c'è un altro elemento che fa venire i brividi a pensarlo, perché il lume spento era come venivano seppelliti gli eretici. E lui è stato un eretico, oltre che un profeta, come dice Cacciari come ha detto Cacciari in tante interviste, ma è stato sostanzialmente un eretico per la cultura, un eretico per la politica, un eretico... per tanti aspetti, anche per alcuni aspetti, per il proprio stile di vita. E ha finito come un eretico, cioè con la perdita addirittura della personalità giuridica, con 13 anni di manicomio, che sono un qualcosa che grida, non voglio dire vendetta, perché non voglio sporcarla la cosa, perché non credo che Pound fosse un tipo vendicativo, ma fa veramente indigna, cioè pensare che un poeta sia stato tenuto 13 anni. Per carità, c'è chi come Brasiac è stato messo davanti a un muro e fucilato, e così come lui anche tanti altri, quindi, e anche in altri regimi, non soltanto a fine prima e seconda guerra mondiale. Però la storia di Pound è una storia che si lega alla città di Venezia, proprio come primo momento lui l'ha vista e visitata prima ancora del 1908. Nel 1908 c'è scritto il suo primo libro di poesie, che è stato in qualche maniera un biglietto da visita che l'ha accompagnato per tutta la vita. Ha deciso di morirci, ha deciso di andarci a abitare in uno dei periodi sicuramente più complicati dopo il rientro in Italia, dopo una serie anche di vicissitudini personali e anche di salute, insomma. Quindi il rapporto è strettissimo, come è stretto con altre città, hai detto bene prima. Pound io credo sia molto più italiano di tanti italiani da un certo punto di vista, se non altro perché l'ha veramente scelta l'Italia, cioè ha girato Londra, ha girato Parigi, poi è venuto in Italia e lì alla fine ha deciso di rimanere.
esce dopo 13 anni in manicomio criminale, aveva un intero mondo dove andare, non dico di restare negli Stati Uniti, dove probabilmente i matti erano fuori dal manicomio di Washington, ma prende la nave, Cristoforo Colombo, e anche qui ancora un altro filo che si annoda, no? In una storia che ha una serie di coincidenze incredibili, quasi volesse ripercorrere al contrario il viaggio di Cristoforo Colombo, prende una nave e torna in Italia e decide di stare in Italia e rimanerci finché ha potuto vivere, insomma, per cui il legame con il nostro paese è fortissimo, credo la amasse veramente tanto l'Italia. Sì, io appunto Paolo lo vedo molto italiano, anche se io insistevo su questo incontro con Pasolini. Luca, cosa puoi dirci? Ma in realtà è stato casuale, perché Pasolini è capitato lì per caso l'ultimo giorno, lo racconto nel libro che ho pubblicato l'anno scorso di interviste, è stato casuale e quindi fatidico, come diceva prima Fabrizio, le cose non capitano mai per caso. E da casualità, ripeto, assolutamente non calcolata, non prevista, è diventato iconico e ha permesso appunto, grazie alla figura eretica ma conforme sotto molti aspetti di Pasolini, di estrarre l'eretico vero, il Pound, pur anziano, pur assolutamente non in forma, in un'intervista in cui Pound rispondeva alle domande preparate prima leggendo i cartelloni che aveva scritto Olga. Ciò nonostante è diventata talmente potente, talmente iconica, che è la leva che secondo me ha fatto scattare in molti l'interesse per il Pound poeta, superare i pregiudizi purtroppo alimentati e coltivati e rafforzati anche da chi magari avrebbe avuto interesse a un maggiore approfondimento e non alla reiterazione di pochi banali slogan, e permettendo così all'opera vera di essere conosciuta, apprezzata, ristampata e spero prima o poi anche letta. Ecco, il nostro invito infatti è proprio quello alla lettura, perché qualche tempo fa abbiamo affrontato in questo nostro arsenale il tema della cancel culture, un tema purtroppo dirompente, perché noi lo viviamo, lo subiamo e l'abbiamo denunciato e abbiamo continuato a denunciarlo attraverso diversi interventi perché non si è sottotaciuto. In questo caso Pound è uno stimolo, la lettura di Pound è uno stimolo totale, assoluto, a invece all'esatto contrario, perché Luca, c'è da dire che noi siamo ancora molto, molto fortunati in Italia, ci lamentiamo giustamente, ma se guardiamo fuori, addio, sono messi molto, molto, molto peggio di noi. Non parliamo degli Stati Uniti, dove la situazione è paradossale, assolutamente ridicola, ha raggiunto vette di ridicolo insuperabili. Ma anche in Francia, anche in Germania, anche in Regno Unito, insomma, esiste una forma di censura da un lato ben più opprimente di quella che noi comunque in qualche modo possiamo percepire in Italia, ma a livello di istituzioni, di scuole, di cultura, l'ondata appunto di quella che tu hai definito cancel culture, che poi si allea con quella della cultura woke, con teorie del genere, eccetera, sono molto più potenti, molto più forti e quindi molto più difficili da contrastare. Devo dire che in Italia siamo, come ho detto all'inizio, abbastanza fortunati. Approfittiamo di questa fortuna anche per illuminare all'estero temi e figure che però andrebbero tolti da qualsiasi gabbia ideologica. Cioè, io ritengo che la forza e la potenza siano della letteratura tout court, quindi lasciamo perdere le etichette, lasciamo perdere gli schieramenti, lasciamo perdere le contrapposizioni che servono solo al nemico per creare fuffa, disordine e polvere. Io credo che lavorando serenamente su tutti gli autori, e sono tantissimi che nel Novecento hanno segnato punti a favore
del realismo. Cito a caso Yeats, Eliot, Wyndham Lewis, i protagonisti del modernismo letterario. Andiamo a citare il Chesterton di Padre Brown, il Belloc delle biografie e degli interventi giornalistici e del distributismo. Cioè, c'è tantissimo veramente da fare, da scoprire, da studiare per contrastare quella che è un'ondata spaventosa di censura, quella che Matteo Veneziani ha definito efficacemente la cappa. Per fare ciò non ci possiamo incappare, non possiamo incappare anche noi in pregiudizi, in etichette, in ostacoli. No, io sono appunto permessa di nelle scelte editoriali di questo arsenale delle idee di affrontare anche il tema più fastidioso di Pound, che viene considerato appunto quello del suo legame con il fascismo. Ma è ovvio e naturale che il superamento di un poeta non è un politico. Un poeta come Ezra Pound, che ha veramente attraversato il Novecento lo ha superato, cioè ha superato la storia del Novecento. Fabrizio ha detto benissimo prima, cioè Pound ha aderito al fascismo nella misura in cui il fascismo è stato poundiano. Infatti. Esattamente questo è il sentiero da percorrere. Quindi proprio per rendere efficace qualsiasi proposta, venga questa da chiunque, è necessario liberarla da etichette, da pregiudizi, da facili offerte di demonizzazione che vengono subito accettate. Dall'altra parte si butta in cacciara qualche cosa che invece può venire tranquillamente approfondita e discussa, perché io ho approfondito Pound, discusso con amici, sono diventati tali, carissimi, che oggi non ci sono più, a cominciare da Gianno Accame. Io ho dedicato il libro che uscirà adesso a Gianno Accame, Giorgio Galli e Giulio Giorello, tre persone che ho conosciuto e apprezzato grazie soprattutto a Ezra Pound. Mi permetto di dirti che quel convegno sull'usura che è di tanti anni fa fu con Gianno Accame e Sergio Ricossa. Ecco, infatti, anche Ricossa, una personalità che andrebbe riscoperta, approfondita e studiata. Giorgio Galli e Giulio Giorello non possono essere minimamente accusati o tacciati di simpatie destrose, tantomeno fasciste. Sono due persone con le quali ho scritto, pubblicato, discusso, analizzato Ezra Pound. Quindi diciamo che nella dialettica c'è la possibilità di crescere, e solo attraverso la dialettica si può crescere. Rinnovatevi ogni giorno rinnovatevi. Non stiamo nella... Anche perché sennò diventerebbe semplice esegesi. E volevo sapere da Raffaele se c'era qualche domanda dal pubblico, se qualche intervento. Devo dire che abbiamo avuto una reazione da parte del gruppo Nessuno Tocchi Colombo, perché ovviamente si sentono coinvolti nella battaglia contro la cancel culture. Credo che sia, ecco, un altro aspetto su cui bisogna ritornare, ma con lo spirito ben esposto in questo forum, cioè il fatto che parlare dell'arte, parlare della cultura, della poesia e in qualche maniera mettere in secondo piano l'ideologia permette di rendere forti le armi della cultura, che sono indebolite, ecco, da questi processi che oggettivamente mettono in discussione tutto e tutti, e soprattutto minano quella che è la tradizione anche di una cultura che appartiene al mondo, anche se parliamo di Pound come un italiano di fatto, per la scelta che aveva fatto e che l'hanno portato poi in Italia. Però ecco, su questa è una battaglia, secondo me, che ci vedrà coinvolti, e che cercheremo di
realizzare anche con iniziative come abbiamo fatto quando c'era stata la famosa in America, era scoppiata, diciamo, la follia legata ai monumenti di Cristoforo Colombo. Ecco, io credo che però c'è ancora molto da fare, perché insomma le notizie si susseguono e anche qualcosa ancora in Italia permane, diciamo, di questa cultura che si fa breccia tra le elite che di culturale hanno poco. Ecco, spesso e volentieri, insomma, li vediamo anche in questi giorni alle prese, i giovani con danneggiamenti di opere culturali, insomma, che appartengono, diciamo, a una incapacità di leggere il presente in molti casi. Ma non era questo l'argomento di questa sera, però ringrazio ovviamente il gruppo Nessuno Tocchi Colombo, perché insomma ci sono vicini e in qualche maniera rilanciano anche i nostri forum e le nostre iniziative. Io prendo l'occasione del balzo di Luca Gallesi, dei vari autori a cui ha fatto riferimento. Io credo che, come avevamo già detto, nel riprendere questa stagione autunnale e virtuale dell'Arsenale delle Idee, sicuramente una sezione la stiamo dedicando più che alla, come l'ultimo appuntamento che abbiamo avuto è stata Industria 4.0, quindi qualcosa di molto attuale, ma il fondamentale studio degli autori del passato, della storia, che ci mettono nelle condizioni di avere un esempio. Dicevo prima che Pound è stato un... ha visto laddove noi, quello che noi oggi stiamo vivendo, ed è strumento assoluto di nutrimento per chi in quest'epoca, che è un'epoca di cancel, non solo di cancel culture, ma la società liquida, la mancanza di comunità, tutto ciò che si sta trasformando. Noi viviamo appunto quest'epoca virtuale, io mi sto occupando di Itaca per un umanesimo digitale, rendendomi conto di come stiamo un po' svanendo, svaporando. Sono autori Pound e altri che sicuramente ci fanno ritornare un po' coi piedi per terra e ci fanno ripensare al concetto di cultura e di letteratura italiana. C'è una domanda che ci arriva, adesso vediamo se riesco a sintetizzarla. Vediamo se riesco a sintetizzarla. Viene da Pietro Comba, che ha una domanda per il professor Gallesi. È possibile, secondo lei, visto che Fabrizio Vincenti ha citato A lume spento, ritrovare unità e continuità metodologica nella produzione paundiana proprio attraverso il concetto di persona, di maschera, con la parentesi invece al contrario, così profondamente intima e smascherata dei Pisani Cantos? Questa è una domanda di Pietro Comba. Ci avviamo alla conclusione, però insomma ritengo che sia utile, diciamo, dare qualche risposta a chi ci ha seguito, ha avuto la cortesia di seguire. Non è ovviamente una domanda facile. Continuità c'è sicuramente tra Lume Spento e tutta la produzione successiva. Nel tema dantesco A lume spento, come ricordava prima Fabrizio, è un emistichio dantesco che indicava come venivano seppelliti gli eretici, e questo è il primo punto. L'idea di persona come maschera è sicuramente presente in tutta l'opera di Pound, non solo nella sua antologia con questo titolo. Mi piace ricordare che una possibile etimologia di persona è dall'etrusco o qualcosa del genere, fersu, P-H-E-R-S-U, che significava la maschera del nume. Quindi un'idea di ciascun individuo, di ciascuna persona, che non è solo maschera perché copre, perché si difende, ma è maschera anche perché offre l'opportunità, come un bozzolo, di svilupparsi in farfalla, ovvero in divinità. Pound era fermamente convinto, era un politeista convinto,
e credeva che appunto si potesse davvero raggiungere con un lavoro che durava tutta la vita la realizzazione di sé, che appunto sarebbe stata la divinità in sé. Non so se ho risposto, non è un tema semplice, ma suggestivo. Grazie. L'individuazione junghiana, torniamo da dove torniamo sei. Jung, vedi? Torniamo a Jung, non c'è verso. Siamo giunti al termine, anche perché abbiamo i tempi tecnici. Ricordo che questa nostra trasmissione sarà ripresa da delle radio amiche, radio web, quindi dobbiamo avviarci alla conclusione. Lascerò poi la parola a Raffaele per chiedere quando possiamo ascoltarci su queste radio. Beh, allora, credo che ormai ho capito che stiamo concludendo. Web Radio, diciamo, riprende, Radio Attiva riprende a più riprese, diciamo, in diversi orari le registrazioni dei nostri forum. Quindi, casomai, lo mettiamo sulla pagina. Sia sul sito web sia sulla pagina pubblicheremo gli orari in modo tale che si conoscano anche le radio che in qualche maniera rilanciano la nostra iniziativa, quindi di questo. E poi ovviamente contiamo anche sul fatto che poi chi non si collega in diretta poi si va a rivedere questa la registrazione, e devo dire che abbiamo dei ritorni che poi magari rigireremo a Luca Gallesi e a Fabrizio Vincenti, che sono stati veramente a cui siamo grati, perché ci hanno dato uno strumento in più per celebrare la grandezza di Pound, che in questo periodo insomma sta facendo parlare di sé, non solo per i 50 anni dalla morte, ma io credo anche perché sia la sua attualità c'è tutta nei tempi che viviamo. Ecco, io direi che possiamo concludere così. Ringrazio ovviamente Luca Gallesi, Fabrizio Vincenti, Luca Saponi che ci ha seguito e Emanuela Lamberti che ha moderato, diciamo, il forum. Se siete d'accordo e se non c'è qualcosa da aggiungere, chiudiamo e al prossimo forum con l'arsenale delle idee. Ringrazio moltissimo tutti e ci auguriamo al prossimo forum. Arrivederci al prossimo forum. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Grazie tante.